Dulcina esce senza il mio permesso di stare con un bambino. Oggi li pettinerò e vedrò che intenzioni hanno. Dove stanno andando secondo voi? Secondo te Dulcina sei fidanzata o semplicemente un amico? Scrivimelo qua sotto nei commenti e lascia like e iscriviti al canale. Oh papà, Marco, sarebbe bellissimo giocare con te. Lo so, Swisserino, è da tantissimo che non giochiamo, però adesso è giunto il momento di andare a dormire. Dai papà. No, Swisserino, vedi che tu c'hai il coprifuoco. Sono già mezzanotte, dai, andiamo a dormire. Che domani poi hai scuola, no? Ma che se stiamo in agosto? E vabbè, ma comunque in ogni caso dobbiamo andare a letto presto, perché altrimenti domani non ti svegli. Ma domani non devo andare da nessuna parte. Swisserino, ho spento la luce, ciò cosa significa? Che dobbiamo andare a dormire? Esatto, vai, andiamo. Uffa, che cavolo! E che volevo finire la partita su Guerre Stellari. Swisserino, poi quella magari la finiremo, va bene? Va bene, papà! Oh, cavolo! Non sai quanto sono felice finalmente di averti con me! Lo so, Swisserino, tranquillo. Tutte le volte di sera ci metteremo a giocare, va bene? Dopo cena. E vai, papà! Sono felicissimo! Ci vediamo, Swisserino. Papà! Che c'è? C'è la camera di Dulcina aperta! Ah, ok, vabbè, vuole dormire magari che non gli passa un po' di vento. Papà, non c'è Dulcina! Cosa? Come non c'è Dulcina? Non c'è Dulcina, papà! Papà, che fine ha fatto Dulcina? Cosa? Cosa che significa? Oh mio Dio, no, perché? Oh cavolo, aspetta, ma c'è la porta di Dulcina aperta, ma non c'è la finestra di Dulcina aperta. Ciò significa che sarà uscita per la sua volontà, cioè, con la sua volontà. È vero, magari è uscita per i fatti suoi. Ma perché dovrebbe uscire per i fatti suoi? Lei non ha amici. Hai ragione, ok, aspetta un attimo, Swisserino. Ascolta, stai qua, ok? Tu intanto fai sì che la mamma non si svegli e che vada a controllare Dulcina. Chiudi la porta di Dulcina, va bene? Va bene, papà. Perché tu vai a cercare Dulcina, mi raccomando. Va bene. Ok, vediamo se c'è qua da qualche parte. Magari, non lo so, qua fuori. Aspetta, ma la vedo, è lì. Ah, va bene, il George. Va bene, allora giochiamo e andiamo avanti. Dai, George, da questa parte sono benissimo. Un posto dove possiamo andare a giocare e a mangiare. Sei fame, vieni, vieni. Oh, cacchio, ma che cacchio è quel bambino? Oh mio Dio, non devo farmi vedere, devo pedinarli. Porca miseria, ma quel bambino mi ricorda qualcuno. Aspettate un attimo, a me non vi ricorda qualcuno? Magari quelli che stanno nel mio canale da tanto tempo, nelle prime stagioni della famiglia di Minecraft. Mi ricorda qualcuno quel bambino? Coi capelli marroni, li vedo, ok, li ho intravisti, i capelli marroni e gli occhi verdi. Però il costume proprio non me lo ricordo per nulla. Probabilmente è lo stesso bambino che si era fidanzato la scorsa tanto tempo fa con Dulcina. Non dirmi che si stanno ancora... Cavolo, ma stanno davvero rovinando la dispensa di questo povero supermercato. Ma che discorsi sono? No, non posso farglielo fare. Sciabolette, ragazzi, mi raccomando, iniziate a lasciare in questo momento un sacco di like. Proprio dobbiamo arrivare a più di 20.000 like, perché questa cosa non è possibile. Dulcina che ancora parla con questo ragazzino. E io sono strageloso, sono strageloso, come qualsiasi padre d'altronde dovrebbe essere. Ok, bene, allora. Ai, ti andiamo da questa parte. Se ti senti male perché hai mangiato troppo, qua c'è anche un medico che è molto bravo. Anzi, gli dobbiamo dire una cosa della nostra situazione, così magari potrebbe aiutarci, giusto? Oh cavolo, ma che situazione? Ma che cosa? Di cosa stanno parlando? Dove cavolo se ne stanno? Ma se ne stanno andando nel... Ma se ne stanno andando nel... Da Noob? Se ne stanno andando nello studio medico di Noob? Ah, ok, aspetta un attimo. Signor Noob! Complimenti, se sei arrivato a questo minuto del video, commenta con hashtag Noob. Mi raccomando, lascia like e iscriviti al canale. Ma chi è? Vedete che ho chiuso ormai. Dulcina? E questo bambino strano con un cappuccio verdognolo? Ma si chiama George. E volevamo chiederti una cosa, signor Noob. Ah, chiedimi pure. Ma scusi un attimo, ma essendo che io e lui siamo veramente molto molto amati tra di noi, ci amiamo un sacco, secondo lei cosa dovremmo risolvere riguardo a questa brutta situazione? Ma no, ma non è brutta la situazione, serviamo a te, anzi è corretta. Anche se comunque per amarvi veramente dovreste farvi del male. Sì, perché l'amore fa male e di conseguenza quello che vi consiglierei di fare è principalmente, se vi amate,
appunto dovete capirlo anche dai difetti dell'altro e quindi dai mali dell'altro e quindi dovete anche superare tutta la difficoltà insieme o quindi stando male. Ah, ho capito, quindi dobbiamo stare male per stare bene insieme. Sì, dovete passare anche dalla parte del male a parte della parte del bene, capito? Capito, Rob, ti ringrazio. Che cosa, che cago? Ma che cosa sto dicendo, Noob? Ma non è per nulla un discorso del genere. Ma non è vero! Arrivederci, ragazzi! No, Noob, ci vediamo! Ehi! George, dove fai? Fai... Fai che mangiamo qualcosa di male così ci sentiamo male e quindi ci amiamo di più? Va bene, dai, andiamo. Allora, so benissimo, vado a vendere da questa parte. C'è un negozio di dolciumi spettacolare. Porca miseria, no, 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 questa cosa non va affatto bene. Oddio, 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 oddio. Che cosa significa? Vogliono rubare adesso anche nel negozio di dolciumi? Cosa? Oh, cavolo, mi devo nascondere qua dietro. Porca miseria, non ci posso credere. Stanno andando nel negozio di dolciumi. Anche. No, 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 no. Ecco, è proprio questo, Giorgio, il negozio di dolciumi. Dai, entriamo. Apro la finestra, va bene? Ecco fatto. Oh no, sono entrati attraverso la finestra. No. Oh cavolo. Ok, allora. In teoria l'allarme per disattivarlo era sotto la scrivania qua, sotto qua. Aspetta. Perfetto. Ok, adesso possiamo prendere tutti i dolciumi che vogliamo. Mangia, Giorgio, mangia. Oh cavolo, no, 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 no. Non c'entra attraverso quelle finestre. Però attraverso questa sì. Ragazzi. Che cosa cacchio state facendo? Posate subito i dolciumi che avete trovato all'interno di questo negozio di dolciumi. Cosa, papà? Ma tu ci stavi spiando? Sì, vi stavo spiando perché stavate facendo un sacco di modellerie. Quindi adesso se ne va, se ce ne andiamo a casa, dolcina. E soprattutto non, saluta per sempre il tuo amicone George. No, papà, George è il mio fidanzatino, non è un amico. Mi dispiace, dolcina, ma le cose non vanno bene perché tu sei piccola e non puoi avere ancora un fidanzatino. È scritto sul contratto familiare della Sbreezer, quindi mi raccomando, esci fuori da questa zona. Papà! Dai, esci! Uffa, non stai scherzando? No, non sto scherzando. Giorgio, vieni. Ok, vabbè, Giorgio è andato dall'altra parte. Giorgio, lo so, lo so, lo so, mi dispiace, lo so. Dolcina, ok, aspetta un attimo, Giorgio, vieni tu, vieni con noi un attimo, che adesso ti devo parlare, ok? Tu, Dolcina... Papà, cosa le vuoi dire a Giorgio? No, non gli voglio dire nulla, voglio solamente farlo capire, ok? Vieni qua, Dolcina. Sì, sta arrivando, papà, uffa. Volevo solamente sapere che cosa volevi dire a Giorgio. Adesso lo vedi, intanto in ogni caso vattene via. Vai in casa e vai a dormire, che è tardi. Uffa. Vai. Va bene, papà, ci vediamo. Ciao, Dolcina. Giorgio, ascoltami. Non si preoccupi, egregio signore. Cosa? Aspetta, tu hai questa voce? Certamente ho questa voce, perché io in realtà sono un signor bambino. La spiego. Praticamente quello che le volevo solamente dire è che sua figlia purtroppo è entrata a far parte del mio cuore, è entrata a far parte del mio spirito di iniziativa e soprattutto sta coronando le mie giornate e io sto coronando le sue giornate di puro divertimento e amore, anche familiare. Quindi la prego, non mi allontani da questa bellissima fanciullina, perché veramente la cosa mi renderebbe veramente un sacco triste. Dimmi un po', ma ti hanno dato anche a te una pozione per parlare a questa tenera età? Da dove si capisce? Oh, porca miseria. Ok, va bene, ascolta, Giorgio, poi ne parliamo, va bene? Va bene, non si preoccupi, arrivederla. Porgli saluti. Ok. Cosa? Cosa? Aspetta, com'è possibile una cosa del genere? No, 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 che cosa? Ci sono due bambini che parlano a questa tenera età? E ancora la Marina non ha fatto nulla? No, vabbè, sto scherzando. Ok, questa cosa è parecchio strana e inquietante. Però alla fine è meglio che se Dolcina effettivamente riesce a trovare un ragazzo che riesca a parlare in questa maniera con lei, giusto? E beh, perché per tutto il tempo non ha parlato allora questo bambino con Dolcina? Devo assolutamente riferirlo a Dolcina, mi deve dare delle risposte incredibili, perché altrimenti veramente la cosa non me la spiego. Intanto devo pure parlare in realtà con Dolcetta. Ciao. Non lo so. Devo svegliarlo. Vabbè, sì, ormai. Dolcetta, ciao. Sbrighi, che cavolo. Ciao, Dolcetta, ascolta. Mi hai fatto prendere un colpo. Che cosa c'è? Tutto ok? Sì.
In piedi? Perché sei in piedi a notte? Lo so, perché principalmente nostra figlia, mentre tu dormivi. È strana la cosa. Lo so che è strana. Aspetta. Dov'è Dolcina? Spiri, dov'è Dolcina? Com'è? Qua. Aspetta, è qua, in camera su. Esatto, in camera sua. Allora, ascoltami, ok? Allora, innanzitutto devo dirti due cose. Allora, innanzitutto, prima te. Dolcina è uscita senza permesso con un bambino. Mentre Dolcina, tuo bambino, per tutto il tempo che non ha parlato con te, in realtà poi alla fine ha parlato con me, quindi la cosa non me la spiego. Che potete darmi fatto delle motivazioni tu? Entrambi? Non hai scritto, non hai detto nulla. No, perché mi sono fatto intimorire da quel bambino. Ma in che senso, papà? Giorgio non parla. Ma come non parla? Allora, prima, aspetta, risolviamo. Ma c'è il fatto che ti sei intimorito per un bambino, ma ti rendi mio conto? Dio. Allora, risolviamo le cose una alla volta, ok? Che cosa? Allora, innanzitutto, Dolcina, no, prima Dolcetta. Dolcetta, sì, nostra figlia è uscita senza il nostro permesso con questo bambino qua, e quindi dovremmo metterla in punizione, come è giusto che sia. E come minimo? Mi dispiace, Dolcina, ma questo è quello che ti meriti. Uffa, va bene. Mentre per quanto riguarda Dolcina, tu, ok, praticamente c'è questo bambino che appena tu te ne sei andata, si è messa a parlare tipo con la vociona, tipo in questa maniera. E ti giuro, sembrava un botto, sembrava, non lo so, un'email aziendale quasi. Ma era miseria. Davvero un bambino? Sicuro che fosse un bambino? Sì, era assolutamente un bambino. Era Giorgio, ti ricordi che Giorgio, il tizio della scorsa volta, di un annetto fa, che stava con Dolcina mentre stavamo nella casa quella delle vacanze, ecco. Stava praticamente il computer, no? Sì, esatto. No, quale computer? No, quello era un altro. Ok, niente, insomma, ho capito chi è Giorgio per... Quindi praticamente Giorgio parla e ancora non me l'ha detto. Non ti ha detto che parla, Giorgio? Mi ha fatto vedere che è una pozione. Probabilmente, come te, è successo che Noob o qualcun altro gli abbia dato una pozione per parlare. Cosa? Quindi praticamente ho trovato un bambino come me che a queste tenere età ci riesce a parlare attraverso una pozione. Sì. Dolcina, non è normale questa cosa, perché non vorrei che poi... Beh, però è carino. Senti, ti devo parlare 3 secondi. Capito, ma Dolcetta, aspetta, è un problema questo. Ok, sì, lo so, però... parliamone in privato, effettivamente. Papà, aspetta, posso ascoltare pure io? No, dormi. No. Ok, Dolcetta, ascolta, questa cosa lo sai che è incredibile, vero? Incredibile. Allora, prima cosa... Non capisco perché queste cose succedono solo quando vieni tu in questo quartiere o vicino ai nostri figli. Adesso mi vuoi dare la colpa? Mi vuoi dare la colpa? Ok. Ok, sì. Non ti sto dando la colpa, dico solo che... Sì? È un po' assurdo, no? Non pensi? Sì, lo so, è incredibile, ma è questa la... Lucky, tu sei stato qua per tutto il tempo? Uffami! Cacchio, devo andare a dare del mangiare a Lucky, me lo sono scordato. Vieni qua. Dobbiamo finire questo discorso, però. Sì, intanto parlami mentre vado a prendere i semi per Lucky. Dai, dimmi. E poi, non trovi carino che il fatto che Dolcina abbia trovato qualcuno di simile a lei? Insomma, non deve più stare da sola, praticamente, no? Ho capito, Dolcetta, ho capito che ha trovato un bambino, ma la cosa non mi va genio, essendo che ha un anno ancora nostra figlia e che soprattutto, cacchio, cioè, mi immagino, ok? A un anno parlano. Pensa cosa potrebbero fare. A 3. Oh no, ti prego. No, aspetta, prego, ci siamo noi. No. Insomma, dietro di lei. No. Ma che fa? A controllarlo. Ha 10 anni incinta. No, Dolcetta, no, mio Dio. Ma che sei pazzo? No. Come c'è dentro un bambino ma stai scherzando? Sbrina, possiamo chiudere per tutta la vita. Facciamo la matriosca di bambini. No! Allora, che schifo. Mio Dio. Cacchio. Ascolta, però ok. Però non voglio neanche che rimanga a casa da sola. Non la voglio nemmeno incinta, però no. Non so che cosa dovrei fare. No, ascolta, dobbiamo solamente insegnare a nostra figlia le cose che un padre dovrebbe insegnare in realtà a sua figlia a 15 anni praticamente, anziché a un anno. Porca miseria, non lo so, Dolcetta è la nostra unica figlia biologica e ce la stiamo trascurando. Quindi... in questa maniera, perché sta crescendo tutta insieme, porca miseria. Quindi il discorsetto glielo fai tu, vero? Perché dovrei farglielo solamente io il discorsetto? No, scusami. Perché tu l'hai trovata con quel bambino, io dormivo, quindi di conseguenza il discorsetto glielo fai tu. Cavolo, questo è un gran problema, questi qua si mettono a fare i figli all'età di un anno. Ascolta, ok, va bene, gli faccio io il discorsetto, ok? Dov'è, dormire? Ok. Prima do i semi a Lucky. Tieni il polletto, scusami. Papà, ti ringrazio. Scusa, Lucky, scusami ancora. Papà. Allora. Ok, mi raccomando, tu vai, Sì, vado. Vai, chiudi la porta. Sì, ci sto andando, va bene. Sì, ok. Vuoi essere sicura che glielo vado a dire? Mm-hmm. Papà, perché sei tra di in casa mia? In
Ascolta, porca miseria, dolcetta. Allora, cara dolcina, devo parlarti di una cosa. Prego, prego, mettiti sopra la... il letto. Sì. Allora, ti spiego. Mi spiego. Praticamente, tu devi capire che in una coppia, ok? Ah, quindi posso stare con Giorgio? Forse. Però, comunque, in una coppia ci sono delle cose che devi capire, ok? Innanzitutto è difficile mantenere una relazione seria, soprattutto a questa età di un anno. Cioè, capito? Non c'è nulla di serio, ancora hai tutta la vita davanti, non puoi trovare... Sì, ma me la voglio godere comunque, papà. Voglio vedere cosa riesco a fare con George. Ok. Non voglio stare sola. Ok. E anche voglio divertirmi con lui. Ok. E quindi solo questo? Sì, ma no, qui non avete intenzione di fare altro. No, papà, voglio solo divertirmi con lui, al massimo qualche bacetto. Ecco di cosa volevo parlare. Che cosa? Non puoi baciare George. Cosa? Perché? Perché immagina, a un anno vi baciate. Dai, che schifo! Papà, ma perché sei contrario a tutte le decisioni che prendo? Fuori da camera mia, fuori! Dolcina, ma che significa? Fuori da camera mia, ho detto, papà, vai via, via! Va bene. Oh, cacchio. Eri qua dietro ad ascoltare, seriamente? No, assolutamente no. Ascolta, ma se non volevi andare a dormire, allora perché non sei venuta con me a fare gli discorsi? Sento che tu sei tua madre. Che cosa gli dicevi tu? Ma che cosa vuoi che ti insegni come fare il genitore? Ovviamente no, volevo vedere se tu eri abbastanza bravo. Ah, ok, ho capito. Quindi era una prova, immagino, giusto? Mm-hmm. Va bene, dolcetto, ascolta, dobbiamo sistemare questa cosa con Dolcino, ok? Ma a tempo debito, va bene, onestamente. Facciamo che poi domani ci parlo io, ok? Sì, parlaci tu, forse è meglio. Io vado un attimo a respirare un po' d'aria. Va bene, io mi metto a letto. Notte, Sbri. Buonanotte. Porca miseria. Questo è un gran problema.